Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Oggi vlog speciale perché è un vlog tutto a tema libri. Infatti, quello che giro oggi è il racconto della nostra serata al Club del Libro, che so che amate sempre sbirciare tra le letture del nostro club, quello di cui parliamo, i libri scelti per il prossimo mese, eccetera. Quindi inizio a registrare da ora, siamo all'ora di pranzo, il nostro pesto fatto quest'estate con tanto amore è pronto per condire le trofie. Sono qui con la mia bimba. E appunto affrontiamo il pomeriggio in attesa di partire stasera per la nostra bellissima riunione. Come? Allora, questo non quello, questo del castello. Ah, dimmi un attimo cosa hai preparato qui. Stavi preparando? Preparando questo da giocare. Un gioco da tavolo, ok. Come si chiama? Si chiama Sblocca la porta ed è un gioco di indovinelli. Sì. Ci manca un percorso da fare e quindi oggi lo faremo insieme. Va Sì. bene? Principessa, sei pronta? Sì. Chiedo fin da subito scusa per questo terribile suono di sottofondo, io metterò una musichetta sperando di cancellarlo, ma fin quando non comprerò un iPhone evidentemente più avanzato, non riesco a cancellarla e ho bisogno di questo strumento che sto usando per registrare e che è poi anche la causa però di questo rumore. Vabbè, comunque, due parole veloci prima di andare alla riunione del libro. Il tema dello scorso mese, se vi ricordate, sì, perché ho fatto un vlog, magari ve lo lascio da qualche parte. Il tema dello scorso mese era vari tipi d'amore, cioè l'amore legato a San Valentino, però sotto tanti punti di vista. Io, cioè i titoli che erano stati scelti erano due, uno era una raccolta di racconti e l'altro invece parlava dell'amore violento, quindi di una relazione violenta, e infatti eccolo qua il libro che ho letto io, Ogni volta che ti picchio, quindi un titolo abbastanza esplicativo che io ho preso in biblioteca oltretutto perché non sapevo se mi sarebbe piaciuto e invece devo dire che mi è piaciuto molto. Quindi stasera non vedo l'ora di poterne discutere con gli amici del club. E comunque ne parlerò in maniera più approfondita in un video sulle letture della prima parte dell'anno perché lo voglio registrare. Comunque, il titolo chiaramente parlava di una relazione, di un matrimonio tra una donna indiana e un uomo che appunto, diciamo, loro è un amore che nasce dovuto soprattutto al grande carisma che ha quest'uomo, un uomo impegnato politicamente, molto impegnato politicamente, tanto che è appunto un fervido comunista, che addirittura insomma si nasconde, vive anche in una situazione quasi di paranoia, per la paura di essere scoperto dallo Stato e quindi messo in prigione per le sue idee, per la sua propaganda. I due si sposano molto in fretta, ma praticamente subito lei si accorge che quest'uomo chiaramente è violento per l'appunto, quindi inizia tutto con una violenza psicologica, quindi lei viene costretta
cancellare account social, a condividere tutte le password, non può rispondere più alle mail autonomamente, eccetera. E lui, diciamo, maschera queste sue richieste, che poi sono dei veri e propri ordini, dietro al fatto che lei deve comportarsi come una donna della classe operaia, deve mettersi nei suoi panni, non deve fare la piccolo borghese viziata, e quindi, diciamo, giustifica in questo modo quelle che sono queste idee molto radicali e assolutamente insensate. E poi chiaramente tutto questo sfocerà in una violenza proprio anche fisica. È un libro molto forte, molto intenso, con delle descrizioni dolorose, una scrittura quasi poetica, molto variegata, non è assolutamente una scrittura omogenea, tanto che in alcune parti del libro lei addirittura immagina di scrivere delle lettere, altre volte riporta le conversazioni con i propri genitori, quindi insomma è una scrittura variegata che comunque dà una panoramica di quello che accade nei suoi primi mesi di matrimonio. Mi sembra che alla fine rimangono sposati per davvero tipo 4-5 mesi e poi lei riesce ad andarsene. Non è uno spoiler, perché questa cosa la sappiamo proprio dalla prima pagina, che lei è riuscita a liberarsi da questo matrimonio. La cosa interessante che ho trovato, e che dirò anche al club del libro, è che secondo me lei ha saputo scrivere e descrivere molto bene i motivi per cui di solito le donne in queste relazioni hanno difficoltà ad uscirne, perché dall'esterno siamo tutti bravi a giudicare, dicendo appunto che al primo schiaffo una donna dovrebbe andarsene, però non è così semplice, bisogna valutare anche la situazione in cui ci troviamo, la nostra famiglia, la società nella quale viviamo, e lei lo spiega veramente molto molto bene. Detto questo, vi dico soltanto, vi anticipo che il tema dei libri che tra i quali voteremo quello da leggere per il prossimo mese è letteratura americana contemporanea, che non abbiamo mai fatto. Quindi oggi ho selezionato 5 autori americani contemporanei che nei loro libri hanno parlato in qualche modo di quella che è la società americana e che hanno avuto anche molto molto successo, sono tutti autori molto conosciuti. E quindi niente, non vedo l'ora di votare e scegliere la lettura per il prossimo mese. Buonasera, allora io e Katia siamo in partenza direzione casa dei nonni, dei miei genitori, perché è lì che facciamo ogni mese le nostre riunioni del club del libro. Ti hai letto qualcosa questo mese? No. Anche perché stasera cosa farai? Diccelo un po'. Gioco con la Zia Ilaria. Gioco con la Zia Ilaria, quindi alla lettura non ci pensiamo, giusto? Ok, partiamo. Amore. Allora andiamo su YouTube, te lo dico. YouTube? Come ci si sente da nonne? Benissimo. Sempre meglio. Ti senti vecchia, un po' più vecchia? Ma quello è sempre stata, quindi, da quando sono nata. Secondo me, secondo tutti noi sei più bella oggi, vero? Sì. Boh, bella non lo so, ma contenta sicuro. Allora, auguri! 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 Thank you.
qua, siamo tornati seduti a terra, ma soprattutto siamo tornati in casa per le nostre chiacchierate. Come potete capire anche dal mio abbigliamento, è tornato il freddo qui da me, quindi mentre aspetto che la primavera riprenda il sopravvento, me ne sto in casa perché fuori tira tanto vento, è proprio freddo, e quindi ho scelto questa postazione. Ho fatto anche un reel in cui vi mostravo come ho deciso di mettere tutti i miei libri preferiti proprio qui, e questo sarà il mio sfondo per oggi. Allora, avete appena visto il vlog della nostra giornata dedicata al Club del Libro. Come avete visto, ogni volta che ci incontriamo c'è un grande clima di festa, di serenità, di allegria. È veramente una serata speciale perché ci sono delle persone speciali che riescono a rendere questi incontri davvero divertenti, davvero appassionanti. Cioè, nessuno di noi si sognerebbe mai di saltare una delle riunioni, perché ci teniamo tutte ad essere sempre presenti, perché stiamo proprio bene. Come avete visto, poi ormai, se mi seguite da un po' lo sapete, alla fine della riunione io propongo un tema e relativo a questo tema una serie di titoli, di solito 5 o 6, leggiamo le trame e votiamo i due libri che ci piacciono di più e che leggeremo e poi discuteremo alla riunione successiva. Come vi ho detto all'inizio del video, il tema di questo mese era letteratura americana contemporanea ed avevo proposto 6 titoli. Sono tutti autori molto conosciuti, ma che io in realtà non ho mai letto, perché ho avuto sempre timore di affrontare questo genere, evidentemente con forse la paura, ma insensata in realtà, senza fondamenta, che questo genere non fosse adatto a me, non mi piacesse. Quindi ho deciso di sfidarmi, di sfidare anche me stessa, proponendo questi titoli. Allora, il primo che ho proposto è Philip Roth, diciamo grande classico della letteratura moderna, perché nel senso è un nome molto conosciuto, ed ho scelto il suo libro più famoso, Pastorale Americana, che però devo essere sincera è l'unico di questa serie di libri che io una volta ho tentato di leggere, però non sono riuscita a terminarlo. Il secondo libro che ho proposto è Le correzioni di Jonathan Franzen, credo si pronunci così, nel quale insomma si parla di questa famiglia americana che ha cresciuto i suoi figli secondo tutti i più alti valori americani, e che un giorno si riunisce per Natale e scopriamo che invece i 3 figli della coppia hanno in realtà preso strade completamente diverse, che si allontanano molto da questo ideale americano che la famiglia aveva cercato di perseguire. Poi avevo inserito 2 titoli di Paul Auster perché mi interessavano, mi sembravano tutti accattivanti, quindi alla fine ne ho scelti 2, e sono Trilogia di New York, che non ho qui con me ma ho prenotato in biblioteca, quindi spero che a breve, in settimana, mi chiamino perché dovrebbe essere arrivato e così me lo leggo, che è praticamente una serie di 3 racconti contenuti all'interno di questo libro, tutti ambientati a New York e tutti a tema, diciamo, giallo investigativo. L'altro titolo di Paul Auster invece ce l'ho perché l'ho preso in biblioteca insieme ad altri 2 prossimi 2 libri che vi faccio vedere, ovvero Follie di Brooklyn. Le copertine che vedete dei libri che vi mostro in realtà non sono le copertine che troverete adesso, tanto ci sono tutti i link sotto, però diciamo che avendoli appunto presi in biblioteca, evidentemente hanno delle vecchie edizioni e sono davvero molto carine. Quindi Follie di Brooklyn di Paul Auster. Poi, andando avanti, David Foster Wallace, Una cosa divertente che non farò mai più, anche questo recuperato in biblioteca, oltretutto ironico, carinissimo, l'ho già iniziato, sono circa a metà, mi piace tantissimo, perché è quest'uomo che racconta in maniera molto ironica, ma anche intelligente, l'esperienza all'interno di una nave da crociera di lusso. E infine l'ultimo titolo che avevo proposto era di Don DeLillo, Americana, un reportage, diciamo, fatto dal protagonista di questo romanzo più realistico possibile della vera America, non quella che viene mostrata nei programmi televisivi, giusto per dirvi 2 parole. Però chiaramente non tutti i titoli sono stati votati, come ho detto ogni mese ne votiamo soltanto 2. Il caso ha voluto che fossero votati i 2 libri di Paul Auster, quindi Trilogia di New York e Follie di Brooklyn. Quindi voi vi chiederete come mai hai preso in biblioteca anche gli altri 2.
Beh, perché alla fine leggendo le trame mi interessavano e quindi ho pensato che oltre a quelli del club del libro potrei provare a leggerne anche altri perché mi sembravano davvero interessanti e devo dire che anche le correzioni mi intriga molto. Quindi, boh, chissà, magari recupererò anche quello. Comunque, questo era il sunto di quello che è uscito fuori dalla riunione del club. Fatemi sapere se avete letto qualche libro, ma soprattutto se avete voglia di unirvi a noi nella lettura di questi libri, fatemelo sapere nei commenti, possiamo sentirci su Instagram o comunque trovare un modo per parlarne insieme. Potete unirvi a noi nella lettura dei due libri di Paul Auster. Bene, io per il momento allora vi saluto, vi ringrazio per essere state con noi, mi sento un po' una conduttrice televisiva. Grazie per essere state con noi, ci vediamo alla prossima edizione del TG5. Vabbè, comunque, niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!